Fare scommesse è come andare su un'altalena. Si va su, si va giù, si va su, si torna ancora giù, ma l'importante è restarci sopra il più a lungo possibile. Benvenuti a questo riassunto della terza giornata per quanto riguarda i pronostici del PG, i pronostici di Serie A. Dunque è andata bene, è andata decisamente bene e per un gollettino, pertanto così non ho fatto l'unplane. Ma vediamo prima di tutto i risultati. Si sono disputate soltanto 8 partite su 10 perché Genoa-Torino era stata già rinviata e Juventus-Napoli non si è giocata per i motivi che sapete tutte. Gli altri 8 risultati sono Fiorentina-Sampdoria 1-2, Sassuolo-Crotone 4-1, Udinese-Roma 0-1, io sto leggendo, chiaramente Atalanta-Cagliari 5-2, Parma-Verona 1-0, Lazio-Inter 1-1, naggia, e Benevento-Bologna 1-0 e Milan-Spezia 3-0. Andiamo a vedere subito le scommesse. La prima delle tre scommesse era la multipla di over, 4 partite over, Fiorentina-Sampdoria 1-2 presa, Sassuolo-Crotone 4-1 strapresa, Lazio-Inter 1-1 sbagliata per un gol, poteva starci tranquillamente l'over qua, una partita un po' pazza con espulsioni, pali di qua, pali di là. Bella partita, ma è finita soltanto 1-1. Poi Milan-Spezia 3-0, quindi questa l'ho presa. Quindi l'ho sbagliata soltanto per Lazio-Inter. Peccato, sarebbero stati 39,93€ che mi avrebbero fatto particolarmente comodo. Ma vediamo le note positive. La seconda scommessa era doppia a quota bassa. Lazio segna e grazie a Milinkovic, Savic ha segnato 1-1 appunto contro l'Inter. E il Milan invece, che doveva segnare almeno 2 gol, ne fa ben 3, anche se tutti e 3 nel secondo tempo. Quindi ho sofferto un po'. Scommessa vinta, 15 euro giocati, 24,37€ vinti. Ma la ciliegina sulla torta arriva dalla singola del giorno, la ricordate? Benevento Bologna 1DNB, l'ho spiegato anche l'altra volta, in caso di vittoria del Benevento avrei vinto la scommessa, in caso di sconfitta l'avrei persa, in caso di pareggio ci sarebbe stato il rimborso totale della giocata. Il Benevento ha vinto 1-0, dunque quota 2,25, ho giocato 15 euro, vinti ben 33,75, mamma mia, 2 su 3 è andata alla stragrande e ripeto, per un solo gol non ho fatto l'unplane che mi avrebbe fatto andare in alto sul grafico. Ma vediamo il riassunto: ho giocato 36 euro e ho vinto 58,12 euro per un bel saldo parziale di questa terza giornata di 22,12 euro. Nel saldo totale vediamo innanzitutto il grafico in grafica, ero a meno 27,22 dopo la debacle della seconda giornata. Con questo più 22,12 salgo e vedete il grafico che risale, per questo parlavo dell'altalena prima, sempre su e giù. Il saldo totale è comunque di meno 5,10 euro. Vediamo anche alcune statistiche di queste scommesse. Finora ho giocato 10 scommesse, ne ho vinte 4, ne ho perse 6, una quota media che è relativa di 6,54. Il ROI è negativo logicamente, ma meno 4,81. Ho giocato in totale 106 euro, il saldo è appunto di meno 5,10. Ora c'è la pausa, 2 settimane, non effettuerò le scommesse, quindi noi ci rivedremo fra 2 settimane per la quarta giornata. Nel frattempo sto pensando all'arrivo di una nuova serie interessante. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!